Questo video è offerto dal nostro sponsor Surfshark. Surfshark è il miglior servizio di VPN disponibile sul mercato. Veloce e semplicissimo da usare, ti permette di proteggere i tuoi dati quando navighi su internet utilizzando una crittografia non tracciabile e i protocolli VPN più sicuri. Oltre al rafforzamento del fattore sicurezza, Surfshark ti permette di accedere a canali e servizi online di altri paesi. Ad esempio potrai sbloccare le 15 più grandi librerie nazionali di Netflix, tra cui Stati Uniti e Giappone, semplicemente connettendoti al server del paese corretto. Se poi ami viaggiare, potrai superare la discriminazione dei prezzi basata sulla posizione, su biglietti aerei e autonoleggi connettendoti ai server della VPN di altri paesi. Infine, cosa di non poca importanza con i tempi che corrono, potrai utilizzare i siti e i servizi preferiti anche in paesi che li vietano, in quanto Surfshark elude la censura e il geoblocco. Registrandoti a Surfshark attraverso il link che trovi in descrizione, riceverai l'85% di sconto e 3 mesi gratuiti. Buona navigazione con Surfshark! Platone. La cosa per se stessa non è né bella né brutta. Diventa brutta se fatta malamente. Amore è possesso perenne del bene. L'occhio della mente incomincia a vedere in modo penetrante quando quello del corpo inizia il suo declino. Cantare bene e ballare bene significa essere ben educati. Gli spiriti volgari non hanno futuro. La miglior soluzione a tutti i problemi è la pazienza. Il più importante e principale affare pubblico è la buona educazione della gioventù. Vivere bene e vivere onestamente è tutt'uno. Gli uomini saggi parlano perché hanno qualcosa da dire, gli sciocchi perché devono dire qualcosa. Ciò che non si possiede né si conosce, non si può dare né insegnare ad altri. La necessità è la madre delle invenzioni. Il comportamento umano scaturisce da 3 fonti principali: desiderio, emozione e conoscenza. Gli amici si trasformano con frequenza in ladri del nostro tempo. Se la gente parla male di te, vivi in modo tale che nessuno possa crederle. Chi biasima l'ingiustizia lo fa non perché teme di commettere le azioni ingiuste, ma perché teme di patirle. La poesia si avvicina alle verità essenziali più della storia. Si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione. Non scoraggiate mai qualcuno che si sta impegnando per fare progressi. Non importa quanto lentamente migliora. Ci sono 3 classi di uomini: gli amanti della saggezza, gli amanti dell'onore e gli amanti del guadagno. Nulla negli affari umani vale qualsiasi grande ansietà. Ci sarà un buon governo solo quando i filosofi diventeranno re o i re diventeranno filosofi. La legge, tiranna degli uomini, compie molte violenze contro natura. La matematica è come la dama. È adatta ai giovani, non troppo difficile, divertente e senza pericoli per lo Stato. Nessuna cosa umana è di seria importanza. 2 eccessi devono evitarsi nell'educazione della gioventù: eccessiva severità ed eccessiva dolcezza. La libertà consiste nell'essere padrone della propria vita e nel fare poco conto delle ricchezze. La vita deve essere vissuta come gioco.
L'esercizio fisico, anche quando è imposto, non fa nessun male al corpo, ma la conoscenza acquisita per forza non ha presa sulla mente. Non possiamo fare d'un essere libero uno schiavo, in quanto un tale essere è sempre libero, anche in prigione. La calunnia più grande e più forte viene alla filosofia da quelli che la coltivano a parole. I figli degli uomini, fra i piccoli di tutti gli animali, sono i più difficili da trattare. La prima e miglior vittoria è la conquista di sé. Essere conquistati da se stessi è, tra tutte le cose, la più vergognosa e vile. Nei primi anni l'educazione sia una specie di divertimento. Vi sarà così più facile scoprire le inclinazioni naturali. La morte non è il peggio che può accadere agli uomini. Moltissimi l'abisso non lo vedono finché non vi sono caduti dentro. Non ubbidisco dentro me a nessuno, salvo che alla ragione. Il vino per l'uomo è come l'acqua per le piante, che in giusta dose le fa stare bene erette. La direzione nella quale l'educazione di un uomo lo avvia determinerà la sua vita futura. La retorica è l'arte di governare le menti degli uomini. Noi possiamo perdonare un bambino che ha paura del buio. La vera tragedia della vita si ha quando gli uomini hanno paura della luce. L'amante è un qualcosa di più divino dell'amato, perché è pieno di ardore da parte del Dio. Per chi intraprende cose belle, è bello soffrire, qualsiasi cosa gli tocchi. Le grandi nature producono grandi vizi, come anche grandi virtù. La musica è per l'anima quello che la ginnastica è per il corpo. Non si possono concepire i molti senza l'uno. Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Anziché limitarti ai singoli alberi, devi esaminare la struttura della foresta. Non esiste uomo tanto codardo che l'amore non renda coraggioso e trasformi in un eroe. Giustizia è null'altro che il vantaggio del più forte. Chi commette un'ingiustizia è sempre più infelice di quello che la subisce. Ci sono in ciascuno di noi dei calcoli che chiamiamo speranze. La conoscenza che la geometria cerca è quella dell'eterno. L'amore è una grave malattia mentale. Il corpo umano è il veicolo, e io sono l'uomo che lo conduce. Il pensiero sono le redini e i sentimenti i cavalli. Gli occhi dello spirito non cominciano ad essere penetranti che quando quelli del corpo cominciano ad abbassarsi. Il virtuoso si accontenta di sognare quello che il peccatore realizza nella vita. La meraviglia è propria della natura del filosofo, e la filosofia non si origina altro che dallo stupore.